tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Giulia Frigo. Ufficialmente conclusa la Coppa del Mondo, torna il nostro calcio. E torna già stasera perché c'è la Carabao Cup. E oggi voglio condividere con voi un video che ho filmato circa un mese fa, dopo l'ultimo weekend di Carabao Cup, che però non ho condiviso all'epoca perché stavamo parlando del Coppa del Mondo, c'erano altri temi da trattare, però sapevo che mi sarebbe tornato utile perché adesso, prima di spostare l'attenzione sui prossimi match, conviene fare un piccolo recap di quello che è successo perché... Cioè, piccolo disclaimer che appunto vi mette nel contesto del quando e come ho girato questo video. Anche perché quello è stato un turno un po' particolare, soprattutto per le squadre di Londra. Buona visione! Parlare della Carabao Cup. Perché? Perché nel turno infrasettimanale della settimana scorsa in Inghilterra non si sono giocate le partite di Premier League, bensì di Carabao Cup. Quindi oggi voglio vedere con voi di cosa si tratta, se ci fosse ancora qualcuno che non conosce questa competizione. Vi farò un pochino, vi darò il background di questa coppa, che è abbastanza curioso, soprattutto per quanto riguarda il nome. E infine faremo il punto della situazione su come sono messi, chi è ancora in gioco, quali sono le prossime partite, così una volta che si ricomincerà saremo tutti sul pezzo. Iniziamo. Questa competizione è stata introdotta negli anni 60 per un pochino risollevare l'interesse generale del pubblico che era un pochino scemato, oltretutto complice il fatto che tra gli anni 50 e gli anni 60 sono state introdotte le luci nello stadio, per cui si poteva giocare anche di sera, quindi si poteva giocare molto di più rispetto a prima, solo durante il giorno, ma non è nata come Carabao Cup, il nome era un altro. Il nome Carabao Cup è stato introdotto, è stato adottato nel 2016, infatti il nome generale della coppa è sempre, e vedrete sempre, EFL, cioè EFL Cup, cioè English Football League Cup, cioè la coppa di lega inglese. Il nome è stato adottato nel 2016 quando l'azienda di questa bevanda energetica thailandese Carabao si è aggiudicata appunto questo contratto di sponsorizzazione di questa coppa, inizialmente fino al 2020 e adesso è stato esteso fino al 2024. Al contrario dell'FA Cup, cioè la principale coppa nazionale inglese che mantiene il suo titolo e utilizza solamente lo sponsor nel nome, ovvero è la Emirates FA Cup, la Coppa di Lega ha sempre adottato dei nomi, ha ceduto i diritti del nome in favore di qualche contratto di sponsor. Infatti, adesso vado a leggervi i nomi adottati prima di Carabao Cup. Quindi dall'81 all'86 è stata la Milk Cup e lo sponsor era Milk Marketing Board. Dall'86 al 90 è stata la Littlewoods Challenge Cup dallo sponsor Littlewoods, una compagnia di scommesse sportive. Poi dal 90 al 92 la Rumbelows Cup, un'azienda nel settore dell'elettronica. Poi è stata la Coca-Cola Cup, vedi, dal 92 al 98. 98-2003 la Worthington Cup, birra, birrificio. Carling Cup da 2003 al 2012, questo già me lo ricordo io. E lo sponsor era sempre un birrificio, Molson Coors Carling. Poi la Capital One Cup da 2012 al 2016, cioè un'azienda nel settore bancario. E infine Carabao Cup. La squadra inglese che l'ha vinta più volte in assoluto è Liverpool, 9 volte, seguita dal City, 8 volte, e da Aston Villa, Chelsea e United che l'hanno vinta 5 volte. Storicamente il miglior marcatore della competizione è Ian Rush, che ha segnato ben 49 gol. Tra i giocatori che l'hanno vinta più volte abbiamo Sergio Aguero e Fernandinho del City che l'hanno vinta ben 6 volte. Ora, cosa è successo la settimana scorsa? Che cosa si è giocato? Si sono giocate ben 16 partite nel giro di 2 giorni, valide per il quinto turno di qualificazione, con molti test a testa da Premier League, ovvero c'è stato Manchester City-Chelsea, Manchester United-Aston Villa, Nottingham Forest-Tottenham,
Ma la cosa più curiosa di questo turno di qualificazione è stata la debacle delle squadre di Londra. Si arrivava a questo turno di qualificazione con ben 13 squadre della capitale e solo una si è qualificata al prossimo turno. Dunque, l'Arsenal è stato eliminato da De Zerbi, dal Brighton. Il Tottenham è stato eliminato dal Nottingham Forest di Lingard e il Chelsea è stato eliminato dal City di Guardiola. Poi il West Ham, il Crystal e il Brentford sono state eliminate rispettivamente da Blackburn Rovers, una squadra del nord dell'Inghilterra, nord-ovest, il Palace dal Newcastle United e il Brentford dal Gillingham. Vi vado a leggere le restanti squadre di Londra che sono state eliminate, ovvero il Millwall, Tranmere Rovers, QPR, Fulham, Leighton, Orient e Wimbledon. E l'unica squadra superstite è proprio il Charlton Athletic, che andrà ad affrontare il Brighton, tra l'altro, che ha battuto ai rigori lo Stevenage. Questi sono gli altri risultati che non hanno a che vedere con delle squadre di Londra. L'Everton ha perso male, passa al Burnley, passa facilmente anche il Leicester. E andiamo a vedere infine gli accoppiamenti per gli ottavi. Dunque, stando al calendario ufficiale che ho qui davanti, Round 4 me lo mette il 20-21 dicembre, abbastanza allucinante pensando che i mondiali saranno appena appena finiti. Vediamo gli accoppiamenti per gli ottavi. Abbiamo Wolves, Gillingham, Southampton, Lincoln City, Blackburn, Rovers, Nottingham Forest, Newcastle, super in forma, City, Liverpool, United, Burnley, Milton Leicester City e Charlton Athletic Brighton. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e godiamoci le partite di stasera. Al prossimo video.